Un libro bianco per raccontare i risultati, numeri e dati dell'innovazione applicata al settore delle costruzioni. Un accordo con il Ministero della Difesa per utilizzare risorse e competenze per lo svolgimento di attività di ricerca, di consulenza scientifica, didattica e formazione. Una tavola rotonda per sottolineare l'importanza dell'innovazione per raggiungere obiettivi di sviluppo e sostenibilità attraverso le azioni più significative realizzate a livello regionale e nazionale. Internazionale. Si sono celebrati così i primi 7 anni di attività nel settore delle costruzioni sostenibili, il distretto ad alta tecnologia STRES. Il presidente Ennio Rubino ci presenta i risultati e gli obiettivi raggiunti in questi anni. Fare un bilancio non è facile, perché la parola bilancio non la amo molto, però sicuramente sono stati 7 anni intensi in cui pensiamo di aver dato un contributo molto forte a implementare l'innovazione in questo settore, che rappresenta qualcosa su cui puntare per la crescita del nostro paese. All'evento hanno preso parte tra gli altri il generale Francesco Noto, direttore della struttura Progetto Energia del Ministero della Difesa, Gaetano Manfredi, rettore dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, Rodolfo Girardi, vicepresidente ANCE, e Ambrogio Prezioso, presidente dell'Unione degli Industriali di Napoli. Lorenzo Bellicini, direttore del CRESME, racconta come sta cambiando il settore delle costruzioni in questi ultimi anni e l'impatto sull'ambiente. Gli ambiti driver del cambiamento sono diversi. Il primo di questi sicuramente è che il settore delle costruzioni ha un costo dell'errore che è stimato tra il 30 e il 40%. Ha una filiera competitiva, una scarsa distribuzione delle informazioni e con la modellazione